Buonasera amici sportivi appassionati di atletica, ben ritrovati all'appuntamento del martedì sera con A Tempo di Atletica, come ormai succede da settembre dell'anno scorso. Siamo alla 28ª puntata stagionale. Vi dico subito, questo ve lo annuncio quasi, si può dire ufficialmente, che noi proseguiremo ancora per questo mese di maggio, poi con i primi di giugno ci fermeremo, e io mi auguro che dopo questi primi due cicli in cui abbiamo allargato anche la nostra famiglia ce ne sia un terzo, magari ancora più importante, magari ancora più bello e più ricco di soddisfazioni per tutti quanti. L'ospite di questa prima parte è tornato a trovarci il presidente di Lucca Marathon, Moreno Pagnini. Buonasera Moreno. Salve, salve a tutti. E grazie di essere tornato in trasmissione con noi. Beh, torni chiaramente proprio come si dice, il calcio sui maccheroni, perché domenica c'è stata questa terza edizione della Lucca Half Marathon. Mi dicono, insomma, tanto scusate, mi aggiusto la cravatta, mi dicono un discreto successo, è andata, diciamo, benino per non dire benone, dai. Beh, sai, diciamo bene, ecco, è andata bene. Di mezzo. La manifestazione è stata una bella manifestazione, la gara è stata una bella gara. Tanti partenti, tanti iscritti, tanti partenti, tanti arrivati. Siamo sull'ordine dei 1650 iscritti, 1500 erotti partenti e poco meno degli arrivati, quindi. Torno a 1500 complessivamente. Ecco, la regia giustamente comincia a proporci delle immagini per le quali dobbiamo ringraziare come sempre l'alacre lavoro di Isolina Mazzoni, no? Veramente personaggio straordinario. Questa signora è veramente stupenda. C'è onore della sua presenza alle nostre manifestazioni. Io mi auguro, tra l'altro, Moreno, siccome nel primo ciclo di A Tempo di Atletica lo scorso anno venne a trovarsi, ora poi venne a trovarci, poi ora ne parleremo anche con Graziano Poli, da qui alla fine di questo ciclo, abbiamo ancora 3-4 puntate, che possa ancora tornare a trovarci, perché molte immagini che vediamo quando parliamo delle Alpi Apuane, quando parliamo di Lucca Marathon, comprese queste, sono proprio di Isolina. Guarda, ti faccio vedere, vedi, poi ci manda anche tutti proprio le mail precise, addirittura la durata, 7 minuti e 10. È un personaggio incredibile, di una passione infinita, e quindi ci onora veramente la sua presenza alle nostre competizioni. Sarà perlomeno contenta, ma credo che questa gratificazione fosse doverosa nei suoi confronti, se come so ci sta ascoltando. Le nostre attività, le gratificazioni, anche le soddisfazioni morali sono importanti, oltre a quelle chiaramente di risultato, quindi mi fa piacere proprio ringraziarla pubblicamente per il suo lavoro e per la sua attività con noi. Beh, la storia è sempre quella, abbiamo visto questi due atleti keniani che sono andati via, no? Sì, gli africani la fanno sempre da padrone. Kipkendik Rono, non so se l'ho pronunciato bene. Io non ci provo nemmeno a pronunciarlo. Il ruandese Jean-Marie Vianney Uwayeneza. Io non ci provo, i keniani e gli africani hanno sempre un passo diverso rispetto agli italiani, hanno una conformazione fisica completamente diversa dalla nostra e la fanno da padrone in queste gare, soprattutto di fondo e mezzo fondo. Ecco, vediamo questi primi due, insomma, questi hanno fatto un po' corsa a parte, no? Sì, mi sembra. Sì, sì. Tu l'hai seguito? Ha fatto 1,7, però un buon tempo, non eccellente. Questo è Jamali del Parco Apuane. Sì, che alla fine ha chiuso al terzo posto, no? Sì, al terzo lui posto. Lui c'è sempre, Jamali, va detto. Ma Jamali è un personaggio lui è un diesel, che... lui va sempre, poi corre molto, bisogna... Questo è il nostro Andrea Giovannelli, l'atleta di punta della Lucca Marathon. Sì, mi diceva Isolina nella nota che ci ha mandato, ho avuto un occhio di riguardo, ma giustamente anche, no? Al di là di questi fortissimi keniani, per gli atleti lucchesi, ma è giusto che sia così, perché è giusto sottovalutare. Ma la squadra Lucca Marathon, che conta una settantina di atleti, è stata veramente un bacino, una risorsa infinita per la nostra associazione, ci ha permesso di colmare i vuoti che si erano creati all'inizio dell'anno e organizzare questa manifestazione in maniera così, diciamo, importante e rilevante per la città, considerato anche il numero delle persone partecipanti a questa edizione, che devo dire la verità non ce l'aspettavamo, perché 20 giorni fa eravamo 800 iscritti. Quindi tu pensavi di andare poco sopra le 1000? 1200, 1003, insomma, ero già contento, quindi questi numeri ci confortano. Pensa che la maratona e mezza maratona dell'Isola d'Elba, che è stata la prima edizione in concomitanza con il nostro appuntamento, ha fatto 450 persone in mezza maratona e 280 persone in maratona. Ora, organizzare una maratona con 280 iscritti
Beh, cioè è una roba che... Noi comunque salutiamo gli amici dell'Isola d'Elba, per carità, nella parte nord ci... No, ma per dire di quanto seguono, è difficile portare la gente a correre. No, è vero, è vero. Sembra facile, se lì bisogna ma... andare anche su un'isola, quindi appunto. Forse... Ma l'isola in questo periodo, quindi poteva avere un appeal diverso. Però per dire di come è difficile portare sempre la gente a correre le corse, quindi non è facile fare questi numeri. Devo dire che il merito è nostro in parte, grande merito c'è la città, perché è una città meravigliosa e che in questo periodo dà il meglio di sé. È vero. Io ero in città, guarda, proprio in centro, mi sono fatto una bella passeggiata tutta nel centro della città proprio sabato tardo pomeriggio, e devo dire che era un po' che non mi ricapitava di andare proprio su queste stradine nel centro di Lucca, ma è una cosa impressionante i turisti che c'erano sabato pomeriggio. Cioè, la maggior parte chiaramente erano sulla strada anche del Lucchese, ogni tanto incontravo qualche lucchese, però la maggior parte erano turisti e c'erano dei punti della città veramente, come si dice, gremitissimi, quasi. Sì, la cosa importante è che il tempo era bello ma non bellissimo, la gente non è andata al mare per fortuna. Ecco, però ha retto benissimo, è rimasta Claudia in Gardini, città. Tanto la vincitrice della gara femminile, dell'Ammari. E ha applaudito, c'era tanta gente sul percorso, questo è importantissimo. Anche di domenica mattina. L'arrivo io lo chiamo Julius Rono, chiamiamolo così per Julius Rono, che vince in 1:07:46 a pochi secondi il ruandese Jean-Marie Vianney, anche qui dico così mi salvo, perché andare a Uvaienesa e poi vabbè Gilali Jamali è più semplice, 1:10:13 comunque diciamo un tempo apprezzabile anche per lui, perché poi noi ci aspettiamo i tempi tipo come ha rifatto in queste ore Lokonwa, il grande atleta che ha preso l'amico Graziano Poli, che ha rifatto un tempo di poco superiore all'ora, ai 60 minuti, però ecco lì siamo... Tempi importanti, lì tempi siamo, rilevanti. Però quando si corre in 1:07, 1:08, 1:10, come hanno fatto questi atleti, 1:12 per Tassarotti, Romano Tassarotti, il primo degli italiani, che cacci, il primo dei lucchesi, l'abbiamo visto in 1:14:06. E insomma, non è che si va a spasso, No. È vero o no, Moreno? Corre 3 rotti il chilometro. Insomma. Non è che si va a spasso, mentre il tempo, la dovremmo vedere, della cecinese Claudia Dardini, che però corre per questa società che insomma va sempre sottolineato, il nostro Marzilli, sì, del gruppo sportivo Lamari, 1:19:16 in campo femminile, e lei tra l'altro, la Dardini, aveva vinto anche la vostra maratona, lunga nel 2013. In campo femminile abbiamo avuto circa 400 donne iscritte. Accidenti. Quindi quasi un quarto erano donne. Mamma mia, tantissimi stranieri. Abbiamo coperto 5 continenti, c'erano 4-5 rappresentanti della Nuova Zelanda, quindi siamo contentissimi anche proprio della varietà, tanta gente che veniva fuori Toscana, Lombardia, Piemonte, quindi siamo molto contenti. È stata una festa di sport. Ecco, intanto l'arrivo di Claudia Dardini che vince. Al traguardo, una festa di sport da parte di tutti. E c'è un rammarico che lo voglio dire pubblicamente, che purtroppo lo diciamo in tutte le salse, non ci devono essere assistenti in bicicletta, non ci devono essere persone assistenti agli atleti, non ci devono essere persone che corrono senza pettorale, abbiamo personale per diciamo escludere questa gente dal percorso, ma nonostante tutto non ce la facciamo. Guarda quel signore sulla porta, lo vedi? Lo vedi? Sì. L'hai visto? Sì, sì. L'hai riconosciuto? Questa credo che sia forse la premiazione. Sì, è la premiazione, immagino, momento, no? Della premiazione. Beh, è successo questo, ma questo deve... Ah, per dire, hanno squalificato un mio amico, Alessandro Andreucci, che ha corso insieme al suo fratello, l'hanno squalificato per l'assistenza con la bicicletta, che è una cosa che non esiste, perché sicuramente lo conosco, non aveva, anche perché erano in tre che correvano insieme, ne squalifichi tutte e tre o non solo uno, hanno sbagliato i giudici FIDA, sicuramente lo posso, cioè sono sicurissimo, conosco Alessandro da tanto tempo, è una delle persone più leali nello sport, la lealtà è uno dei principali valori, però per dire che purtroppo questa la chiamo la piaga nelle corse, le biciclette, e gente che corre senza pettorale, io non capisco come fanno. Si intruppano. Cioè come fanno a tagliare? Se non c'entrate nulla, ci avete... Non comprano il pettorale, fanno la corsa, capito? Ci avete tanti altri giorni, io tanti credo altri che momenti per fare una competizione mura, agonistica e fare una cosa di questo genere sia veramente un peccato per i valori dello sport. Perché se non hai il pettorale non corri. E da parte vostra Moreno, è un grande mi pare che sia anche molto difficile controllare tutte le situazioni. Li leviamo da una parte e rientrano dall'altra, quindi è un po' difficile per noi ovviare a questo problema. Lo diciamo in tutte le maniere, i giudici FIDA qualcuno lo squalificano, in questo caso hanno preso purtroppo un innocente per un peccatore, sicuramente è stato un errore, però
Voglio dire, l'importanza è che ci sia un filtro in qualche maniera. Un po' di buon senso, quello che invece a livello di circonvallazione esterna con gli automobilisti è andato tutto bene. È andato tutto bene. Gli appelli che avevamo fatto sono serviti anche quelli. Abbiamo birillato tutto il percorso, abbiamo i birilli segnati Lucca Marathon, abbiamo dato un'immagine di efficienza e di serietà. Io credo che, più di così, insomma, ci si può sempre far meglio, ma insomma questa qui è stata un'edizione dove ci dicono tutti, abbiamo curato i particolari, anche le cose più quasi insignificanti che però hanno la sua rilevanza. Senti, questo era il primo impegno come anno solare 2016, perché ovviamente poi in autunno tornerà la maratona. La maratona, sì, il 23 di ottobre. La maratona, quella sui 42 km, quest'anno il 23? 23 di ottobre, 42 km, 30 km. Sì. Faremo le non competitive, la Lucchesina, la Geronimo Stilton, la Corsa dei Cani al sabato pomeriggio, la Lucanina. Poi a settembre ci sarà la corsa, quella all'Alba, all'Alba Vincerò, chiamiamo così, di 5 km. Bella, l'Alba Vincerò è uno spettacolo. Io, come pure per la mezza, è lo spettacolo di vedere la città in una forma magari inconsueta, perché corri dentro via Fillungo non ti capita, ma all'Alba alle 5 la mattina, 5 e mezza la mattina, correre 5 km. 5 alle 5, no? 5 alle 5, sì. All'Alba Vincerò. Questa è la data, invece, non ce l'hai detta? Sono i primi settembre, non trovo ancora se è il primo venerdì di settembre o il secondo venerdì, ma lo comunicheremo. Va bene, lo comunicheremo. Abbiamo ancora qualche puntata di A Tempo di Atletica. Abbiamo naturalmente anche durante l'estate i nostri notiziari dove dare ampiamente la notizia. E niente, Moreno, io ti ringrazio di essere stato con noi. Perché, ringrazio insomma, voi dell'ospitalità. Mi pare che, insomma, io ho detto, cortesi come sempre. Siamo partiti con da Virtus Lucca, con l'Alpia Puane del presidente Poli. Quest'anno si è aggiunta l'Atletica Pietrasanta, ma di fatto anche Lucca Marathon fa parte ormai di questa grande famiglia, anzi da sempre. Ma insomma noi ci proviamo a fare qualcosa di... Quindi la famiglia, diciamo, dell'Atletica Leggera Lucchese, corse su strada, campestri, la pista, come fanno soprattutto gli amici della Virtus, che fra poco avremo e che sai hanno riconquistato la finale oro. Hanno fatto un risultato straordinario che ringrazio e che mi complimento con loro. È una bella famiglia, dai, questa di A Tempo di Atletica. Sì, poi voglio citare tutte le associazioni podistiche del territorio, perché noi siamo, lo dico sempre, ma è verità, non saremmo niente se non ci fosse questo bacino di aiuto, di collaborazione in tutte le associazioni podistiche della zona, che ci danno un contributo importante con i volontari, con il presidio sul percorso, e per noi è fondamentale. Giusto, grazie al presidente di Lucca Marathon. Grazie a voi, grazie ai telespettatori che seguono questa rubrica, credo. La seguono, cosa hai constatato? Ho riscontrato, tanta gente mi dice ti ho visto alla TV, quindi vuol dire che... E non sono sempre soliti. Non sono sempre, vuol dire che la trasmissione è seguita, una trasmissione meno male, fa piacere. Che attira l'appeal della gente. Grazie a Moreno Pagnini, noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, quando torniamo in studio con noi il presidente della Virtus Lucca, che io vedo già a gongolare, ma giustamente. E con lui anche Irene, dovrebbe esserci anche Irene dell'Amico. Torniamo tra poco. Allora, eccoci tornati, seconda parte di A Tempo di Atletica, di questa 28esima puntata stagionale. Adesso andiamo a salutare gli ospiti della Virtus Lucca. Allora, un gongolante, lo posso definire proprio, l'avevo detto con Pagnini, sarà un presidente Montinari, un gongolante presidente Adriano Montinari. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera. È vero che sei gongolante? Sì, dai, gongoli. Gongolo. E poi per la prima volta su questi schermi, se non sbaglio, no? Oh, quest'anno sì, quindi A Tempo di Atletica è la prima volta. Sì, A Tempo di Atletica. Oh, ecco, Irene dell'Amico, atleta e allenatrice, nella doppia veste di atleta e allenatrice, perché ricordiamo, poi ne parliamo con Irene, che ad Arezzo, laggiù ad Arezzo, dove la Virtus comunque alla fine, anche se Matteo Martinelli giustamente martedì scorso l'avevamo visto un po' preoccupato, per la Virtus, insomma, questa è una squadra di... Al di là del livello tecnico, delle individualità, è una squadra che ha sempre fatto leva su un carattere, io lo posso dire perché ho seguito diverse finali, un carattere strepitoso. E insomma, dovevano fare questi 17.200 punti, ne hanno fatti 17.000, presidente, quanti? 342. E quindi va bene. Ma è quello che mi ha stupito, quando adesso nei pochi secondi di pubblicità, quando ci ha lasciato Pagnini, che mi ha detto, ma io l'avevo previsto. No, questo non è vero. Come no? L'avevi previsto? Certo. Quindi tutto il pessimismo... cosmico di Matteo Martinelli? Non era il pessimismo cosmico, era anche in una certa parte il realismo, soltanto che sapevo che avevamo una squadra molto più forte dell'anno scorso. Purtroppo abbiamo avuto 9 infortunati e poi all'ultimo momento ci sono mancati Scantamburlo, che aveva la febbre a 39, ci ha telefonato. Beh, è una vostra caratteristica. Sì, manca mai quello che prende la febbre. Il venerdì sera e si è sentito male proprio lì a Arezzo. La notte tra venerdì e sabato il lanciatore di giavellotto Orlando, che comunque ha fatto ugualmente 59 metri, ma
certo, uno però poteva fare, all'altra settimana aveva fatto 67. Ha nel braccio 7-8 metri in più, sì, come minimo, e quindi vuol dire 59 metri, 67-68 metri, coi parametri è tutto un altro punteggio. Quindi sei contento. Dai, sono contento perché ho sballato solo questa volta di 50 punti. In meno. No, ma lui mi guarda, ma io lo so perché quando siamo stati insieme alle finali oro, l'ultima Jesolo del settembre scorso, lo so, con tutti i suoi calcoli, quasi sempre ci azzecca. Irene Dell'Amico, allora, allenatrice e atleta, sì. Ormai sei in questa doppia veste. Allora, io più o meno è circa 20 anni che sono... Fai così? No, 20 anni che sei nel mondo dell'atletica. Che sono nel mondo dell'atletica Virtus, diciamo, però appunto... ho ripreso ad allenare da novembre e nel mezzo, diciamo, ho avuto due bimbi. Ah, ecco, e quindi appunto... Hai fatto anche qualcos'altro nel frattempo. Non manca nulla. Senti, sei una specialista nel salto con l'asta, come ricordavamo prima. Appunto negli ultimi, fino a novembre, appunto, ho ricominciato a allenare a novembre, prima gareggiavo e poi prima avevo già ripreso ad allenare un gruppetto di ragazzi sempre nel salto con l'asta. E ora appunto da quest'anno abbiamo riformato la squadra femminile e quindi cerchiamo di tirare su questa squadra femminile anche a Lucca e di coprire più specialità possibili. E ad Arezzo ce l'abbiamo fatta a coprire tutte le specialità. Che già non è poco, no? Sì, vuol dire che già c'è una squadra adesso. C'è una squadra, manca ancora una base da cui ripartire. Qualche specialità diciamo, se abbiamo fatto il punteggio minimo per coprire le specialità. Però manca ancora i 100 ostacoli, la marcia e qualcosina. Qualcosa però manca, però nella seconda fase vediamo, dovremo coprirle tutte. Ecco, come sono andate le ragazzine? Abbiamo fatto 11. E voi avevate una squadra veramente, non so, ma come età media molto bassa, perché c'erano delle allieve, la maggior parte allieve junior, appunto. Io e la Chiara Cinelli, che siamo, diciamo, un po' le responsabili di questo gruppo qua. E maggior parte sono tutte più piccole con poca esperienza, però è bene averle più giovani per tirarle poi su e avanti e far crescere questa squadra. Ecco, motivo di soddisfazione anche per tutti voi, no, Presidente? Perché insomma, ci avete creduto, ci volete credere, perché non era neanche, non voglio dire simpatico, ma insomma sembrava un patrimonio un po' a perdere, no? Vedere delle atlete, delle buone atlete di Lucca che gareggiavano con l'ASI o con la Firenze Marathon o a Livorno. Purtroppo il discorso è sempre il solito, è quello economico, che ovviamente non ci può permettere di tenere due squadre di questo a un livello altissimo, quindi avevamo dovuto fare delle scelte, però io sono sicuro che dal vivaio che abbiamo, proprio sia maschile che femminile, ma anche e soprattutto quello femminile, possano uscire veramente degli atleti molto forti, e quindi si ricomporrà quella squadra che negli anni 90 era la PL, era l'Atletica Provinciale Lucchese, in cui la Virtus era l'80% praticamente. Quindi spero che loro ci mettano un grandissimo impegno. Irene e Chiara veramente stanno dando molto da fare. Ovviamente c'è bisogno di persone che tirino le fila, perché Matteo non può occuparsi, a meno che non si divida in due, non credo, ha già fatto degli sforzi enormi e si vedono i risultati, insomma. Ma racconti un po' di Matteo alla fine. Lui chiaramente, insomma, dico che l'abbia fatto per scaramanzia, però effettivamente... No, ma scaramanzia no, è chiaro che... Immagino, felicissimo domenica sera. Non stava nella pelle. Eravamo un sacco di felicità, anche perché addirittura prima che corresse la 4x400 ci mancavano solo 3 punti, quindi... Quindi lì era già abbastanza. Ne abbiamo fatti altri 900 con la 4x400. Senti, una squadra come sempre compatta, una squadra solida, dove tutti veramente hanno lo spirito di squadra. Però sì, è chiaro che, insomma, ad Arezzo abbiamo visto. Matteo, se abbiamo le immagini, dobbiamo ringraziare il collega Gianluca Mirandola. Abbiamo visto un Marcel Jacobs Damont strepitoso. Questi sono i suoi 100 metri, 10:32. Viene da pensare, eccolo qua, guardate come arriva. Viene da pensare veramente che questo ragazzo abbia dei limiti, Presidente, non lo so, io non so cosa dire, perché aveva 10:58, mi sembra detto, poi sì, 10:42 alla prima, 10:32 ora, che adesso con una partenza quasi da fermo, perché lì lo start era un po' esitato,
Soltanto è una gran base questi 10 e 32 anche per il lungo, che sono forse poi la sua specialità, regina. No, sicuramente sono lui cercherà di andare alle Olimpiadi proprio nel lungo. Poi stanno venendo fuori questi risultati enormi anche nei 100. Ma questo era miglior prestazione italiana su 100. Sì. Era prevedibile, perché una volta, se lui esce ed è uscito da quel tunnel degli infortuni che l'hanno perseguitato, cioè praticamente è un talento purissimo. Cioè, non a caso Lewis lo volle incontrare, perché aveva visto la stoffa, lo voleva considerare quasi il suo erede, vediamo. Ma chissà, a 21 anni. Sarebbe una cosa grandissima, per il fatto che insomma lui comunque è e rimane affezionatissimo e ha gareggiato non a caso per la Virtus, e quindi se questo ragazzo riuscirà veramente a sfondare a livello internazionale e mondiale, ne saremo tutti stra orgogliosi. Come dobbiamo essere orgogliosi, al di là di tutto, farei un cenno anche a questo ragazzo straordinario che sta dimostrando un carattere strepitoso. Hai già capito di chi parlo? Andrea Lanfri, no? Anche questo si sta migliorando. Questo è iniziato l'altro giorno, dopo tutta la disgrazia che ha avuto, e da questa disgrazia però ha saputo trarre, come deve capitare nella vita, la parte migliore, la parte positiva, no? Era la prima volta che lo vedevo in gara e francamente mi ha impressionato, perché impressiona poi con 12:48 comunque. Poi purtroppo ha avuto nei 200, è caduto, ma c'è ancora, lui sta correndo con quelle da mezzo fondo. Ora finalmente. Pensate, non ancora le protesi. Ora ha ottenuto quelle, ora c'ha ad abituarsi a quelle. Ora gli sono arrivate però. Bene. Quindi c'è da aspettarsi anche da lui grandissimi progressi. Cioè questo lui sarebbe stato già, non essendo una gara FISPES, una gara FIDAL, ma questo sarebbe stato già il minimo per la partecipazione alle Olimpiadi, alle Paralimpiche di Rio. Lo so, infatti lui quando gareggia per la FIDAL gareggia per voi, quando gareggia per la FISPES ricordiamo che gareggia per il gruppo sportivo Sempione, a cui si è appoggiato. Vabbè, torniamo a Irene. Allora Irene, insomma, una squadra femminile su cui lavorare, Sì. Quali sono le c'è qualche prestazione che ti ha sorpreso ad Arezzo delle vostre ragazze? Abbiamo appunto un atleta che è Irene Della Bartola, che è anche già venuta qua salto in alto, ha fatto 1,63, lei non era molto contenta, però è arrivata quarta. Con ragazze, probabilmente con atlete grandi di lei. Era la prima della sua categoria, infatti. Perché lei è giovanissima. Infatti è convocata per questo fine settimana al Brixia Meeting. Bene. Per il salto in alto. Poi anche il giavellotto, su cui abbiamo fatto la Serena Paoli e la Chiara Cinelli. Quindi due punteggi, anche la Serena Paoli è ritornata in pista dopo diversi anni, ha fatto 35 metri. E diverse, due nel salto lungo, 5,22 e 5,16. Insomma, qualche buon risultato c'è stato. In questi casi credo Irene sia importante avere molta pazienza, no? Insomma, non bisogna farsi prendere dalla frenesia. L'importante è essere ripartiti e avere costruito le basi per il futuro. Qualche tuo erede, io mi auguro che gareggerai ancora molti anni nell'asta, ci stai lavorando, quindi anche dovrebbe nascere qualcosa di interessante. Sto provando a tirar su un gruppettino, c'è una ragazza che per ora ha fatto 2 metri e guardiamo di far crescere appunto meglio anche il gruppetto del salto con l'asta. Non è ovviamente una specialità semplice. No, assolutamente. Però ieri sera al premio Fedeltà allo Sport, che insomma ha avuto l'onore anche quest'anno di presentare, c'era un certo Giuseppe Gibilisco tra i premiati, che credo sia un po' il simbolo per antonomasia del salto con l'asta in Italia. Prima di lui ne parlavo proprio con Gibilisco, negli anni 60 e 70 c'era Renato Dionisi, che pure fu un grandissimo atleta. Presidente, noi abbiamo iniziato questo ciclo, siamo quasi in chiusura, di A Tempo di Atletica, poco prima della finale oro di Jesolo, se ricordi. Poi facemmo lo speciale sulla finale di Jesolo, finale oro di Jesolo dove insomma la Virtus è arrivata al 7° posto, avete riconfermato la finale oro che quest'anno sarà a Milano, laddove arrivaste noni per una serie di inconvenienti, e quest'anno insomma all'Arena di Milano avremo tempo poi di parlarne e tutto quanto. Quello che ti chiedo invece in fondo, però, al di là c'è tutta l'estate di mezzo, e se ci sono sviluppi, io so che c'è una data limite, che è quella di fine maggio, sulla vicenda dell'impianto, di quello che si dovrebbe fare, si potrebbe fare, per fare in modo che veramente la Virtus un giorno possa coronare il sogno del presidente e di tutti i suoi dirigenti, una finale oro, non solo disputarla, ma magari anche ospitarla. Ma
magari anche classificarsi bene. Sì, quello è evidente, quello è evidente. Allora, dunque, gli sviluppi ci sono nel senso positivo, perché bene, anche il presidente della FIDA regionale e l'assessore allo sport Marchini si stanno interessando appunto del... Ora deve uscire questo famoso bando. Entro la fine del mese, no? Questo bando, se il comune appunto presenterà il progetto, praticamente abbiamo buone possibilità per ottenerlo, per ottenere questo finanziamento. Sarebbe rifatta, finanziamento, sì, diciamo, questo presto a tasso zero. Sarebbe rifatta la pista, intanto sarebbe che ne ha bisogno. Sarebbe rifatta tutta la pista e le pedane. Che sarebbe, ci potrebbe fare ospitare veramente la finale. Va bene, dai. Una cosa soltanto, volevo ringraziare, e lo faccio direttamente qui, i ragazzi lucchesi, perché in quel di Arezzo sono stati fondamentali proprio nel conseguire il risultato. Tra tutti il Monacci che avevi ospitato. Che è andato molto bene. Il Monacci addirittura che ha fatto il salto triplo e che era tornato a Lucca. Quando ho visto nella sera tra sabato e domenica che avevamo bisogno del punteggio anche nel lungo, ha preso e ritornato. Beh, e ha saltato 6,70. Senti, prima di chiudere, ti posso far vedere? Il tuo compaesano Fabio Pierotti, sì. Che addirittura ha fatto il suo personale su 200 correndo in 22,11 e arrivando terzo. No, mi stavo dimenticando. Ma siamo terzi in Italia. Ah, come può? Ecco, nonostante tutto. Questo era l'ultima. 30 secondi e mi scuso per la qualità audio. 30 secondi perché è giusto sentirlo con Marcel, Marcel Jacobs. Mi scuso già per la qualità audio che non è l'ottimale, però insomma, sentiamolo. Due parole con Marcel Jacobs, anzi Lamont Marcel Jacobs, così diamo il nome corretto, all'indomani della sua miglior prestazione personale in carriera, 10.32, sgretolato il personale, anche il record sociale della Virtus. Soddisfazione, e com'è la tua nell'inserimento del tuo programma questa gara che hai disputato ad Arezzo? Beh, ciao a tutti, sì, sono molto contento del risultato nonostante sia partito molto male, quindi penso di avere ancora dei margini di miglioramento. Era in programma comunque questa gara, adesso tra due settimane avrò ancora un 100 da fare, dopodiché dovrò iniziare a saltare sperando che sia poi la strada che proseguirò per il resto dell'anno. Beh, era proprio uno straccio, ci scusiamo ancora se c'era molto vento, però insomma mi pare che il concetto sia giusto. Non so se ti ho interrotto, se avevi finito o meno. Stavo ricordando Fabio Pierotti, perché ripeto, abbiamo collezionato 4 primi posti, 7 secondi posti e 5 terzi posti. Quindi penso che più soddisfatti... Dai, Toscana non ce n'è per nessuno, no. E in Italia c'è da stare attenti sempre a questa Virtus, perché ora poi credo che recupererete anche alcuni atleti, altri che non erano al top, viene in mente Jean Gravet, così. È un grande in bocca al lupo al basket delle mura. Sì, che questa sera mentre noi stiamo parlando sta giocando, noi siamo qui, loro stanno giocando, esatto. Poi giovedì sera sarà ancora al Palatale. Beh, è un altro, la Virtus lo è da anni, ma ormai da anni anche il basket delle mura è un ideale testimonial dello sport lucchese e della città. Grazie anche Irene dell'Amico, grazie, è stato un piacere averti con noi, ringraziamo Matteo Pedini, a Tempo di Atletica torna naturalmente martedì prossimo sempre alle 21 e così ancora per tutto il mese di maggio, verso i primi di giugno, però insomma ci concederemo la pausa estiva e poi riprenderemo alla grande, pensate, con la finale oro di Milano. È tutto, grazie a tutti voi, la più cordiale, buonasera. Il simbolo per antonomasia del salto con l'asta in Italia, prima di lui ne parlavo proprio con Gibilisco negli anni 60 e 70, c'era Renato Dionisi che pure fu un grandissimo atleta. Presidente, noi abbiamo iniziato questo ciclo, siamo quasi in chiusura, a Tempo di Atletica poco prima della finale oro di Jesolo, se ricordi, poi facemmo lo speciale sulla finale di Jesolo, finale oro di Jesolo dove, insomma, la Virtus è arrivata al settimo posto, avete riconfermato la finale oro che quest'anno sarà a Milano, laddove arrivaste noni per una serie di inconvenienti, quest'anno insomma all'Arena di Milano avremo tempo poi di parlarne e tutto quanto. Quello che ti chiedo invece in fondo, però, al di là c'è tutta l'estate di mezzo,
E se ci sono sviluppi, io so che c'è un po' una data limite, che è quella di fine maggio, sulla vicenda dell'impianto, di quello che si dovrebbe fare, si potrebbe fare, per fare in modo che veramente la Virtus un giorno possa coronare il sogno del presidente e di tutti i suoi dirigenti, una finale oro, non solo disputarla, ma magari anche ospitarla. Magari anche classificarsi bene. Sì, quello è evidente, quello è evidente. Allora, dunque, gli sviluppi ci sono nel senso positivo, perché bene, anche il presidente della FIDA regionale e l'assessore allo sport Marchini si stanno interessando appunto del... Ora deve uscire questo famoso bando. Entro la fine del mese, no? Questo bando, se il comune appunto presenterà il progetto, praticamente abbiamo buone possibilità per ottenerlo, per ottenere questo finanziamento. Sarebbe rifatta, questo prestito a tasso zero. Sarebbe rifatta la pista, sarebbe rifatta tutta la pista, le pedane, che potrebbe fare ospitare veramente la finale. Va bene, dai. Una cosa soltanto, volevo ringraziare, e lo faccio direttamente qui, i ragazzi lucchesi, perché in quel di Arezzo sono stati fondamentali proprio nel conseguire il risultato. Tra tutti il Monacci che avevi ospitato. Che è andato molto bene. Il Monacci addirittura, che ha fatto il salto triplo e che era tornato a Lucca, Quando ho visto nella sera tra sabato e domenica che avevamo bisogno del punteggio anche nel lungo, ha preso e ritornato. Beh, e ha saltato 6,70. Senti, prima di chiudere, ti posso far vedere? Il tuo compaesano Fabio Pierotti sì, che addirittura ha fatto il suo personale sui 200 correndo il 22:11 e arrivando terzo. No, mi stavo dimenticando. Ma siamo terzi in Italia. Ah, come può, quindi, questo 30 era secondi, l'ultima, 30 l'ultima. Secondi e mi scuso per la qualità audio, 30 secondi perché è giusto sentirlo con Marcel Jacobs, mi scuso già per la qualità audio che non è l'ottimale, però insomma, sentiamolo. Due parole con Marcel Jacobs, anzi Lamont Marcel Jacobs, così diamo il nome corretto, all'indomani della sua miglior prestazione personale in carriera, 10:32, sgretolato il personale, anche il record sociale della Virtus. Soddisfazione, e com'è la tua nell'inserimento del tuo programma questa gara che hai disputato ad Arezzo? Beh, ciao a tutti, sì, sono molto contento del risultato nonostante sia partito molto male, quindi penso di avere ancora dei margini di miglioramento. Era in programma comunque questa gara, adesso tra 2 settimane avrò ancora un 100 da fare, dopodiché dovrò iniziare a saltare, sperando che sia poi la strada che proseguirò per il resto dell'anno. Beh, era proprio uno straccio, ci scusiamo ancora se c'era molto vento, però insomma mi pare che il concetto sia giusto. Non so se ti ho interrotto, se avevi finito o meno. Ringraziando Fabio Pierotti, perché ripeto, abbiamo collezionato 4 primi posti, 7 secondi posti e 5 terzi posti. Quindi penso che più soddisfatti... Dai, Toscana non ce n'è per nessuno, no. E in Italia c'è da stare attenti sempre a questa Virtus, perché ora poi credo che recupererete anche alcuni atleti, altri che non erano al top, viene in mente Jean Gravet, così e quindi... È un grande in bocca al lupo al basket e le mura. Sì, che questa sera mentre noi stiamo parlando sta giocando, noi siamo qui, loro stanno giocando, esatto. Poi giovedì sera sarà ancora al Palatale. Beh, è un altro, la Virtus lo è da anni, ma ormai da anni anche il basket le mura è un ideale testimonial dello sport lucchese e della città. Grazie anche Irene dell'Amico, grazie, è stato un piacere averti con noi, ringraziamo Matteo Pedini, a Tempo di Atletica, torna naturalmente martedì prossimo sempre alle 21 e così ancora per tutto il mese di maggio, verso i primi di giugno, però insomma ci concederemo la pausa estiva e poi riprenderemo alla grande, pensate, con la finale oro di Milano. È tutto, grazie a tutti voi, la più cordiale, buonasera.